Francesco Celli, ho 32 anni e sono presidente dell'associazione Inferpinia. Sono Manuel Merolla, ho 28 anni e sono il nuovo segretario dell'associazione di promozione sociale Inferpinia. Mi chiamo Pina Meriano, ho 31 anni e nel nuovo direttivo di Inferpinia sono la vicepresidente. Ciao, sono Dario Ucidio, ho 35 anni. Nel nuovo direttivo sono il nuovo tesoriere. Mi chiamo Francesca, ho 34 anni. Il mio ruolo all'interno dell'associazione è quella di consigliere con delega allo sviluppo associativo. Da sempre il nostro obiettivo è stato quello di valorizzare il territorio. Lo vogliamo fare adesso più che mai attraverso il turismo, quindi attraendo nuovi flussi turistici da fuori dall'Italia e dall'Italia stessa. È una provincia, il nostro territorio, che ancora deve fare tanto in campo turistico, ma noi vogliamo farlo attraverso passi concreti e decisi dalla valorizzazione, dalla promozione dei nostri borghi più belli, dall'attuazione di gemellaggi con altre realtà territoriali, dall'Erasmus, progetti con i ragazzi. Vogliamo quindi attrarre su questo territorio nuove persone che possano dare nuovo spirito alla nostra terra e soprattutto valorizzarla anche a livello culturale, identitario ed economico. Ce la metteremo tutta con tutti i ragazzi, tutti i soci e tutto il nuovo direttivo e ci impegneremo al massimo per raggiungere e per far sviluppare finalmente il turismo nel nostro territorio. All'interno dell'associazione mi occuperò in particolar modo della tematica ambiente, focalizzandomi sulla sensibilizzazione alle tematiche ambientali della nostra provincia, rivolgendoci in particolar modo ai ragazzi. Gli obiettivi che cercheremo di perseguire per quanto riguarda la comunicazione sono in modo particolare volti a dare una comunicazione sempre più aggiornata e che possa raggiungere il più alto numero possibile di persone attraverso la creazione di un nuovo sito e un incremento e un miglioramento dei nostri canali social. Nello stesso tempo porteremo avanti quelle che ormai sono due iniziative che ci identificano come associazione, ovvero Estate in Irpinia, giornate alla scoperta del nostro territorio e le emozioni di Irpinia, che attraverso un concorso fotografico ha sempre l'obiettivo di portare a conoscenza e diffondere quelli che sono i nostri paesi, le nostre tradizioni e le nostre culture. Mi occuperò della gestione economica dell'associazione, al reperimento delle risorse utili al mantenimento della sede e di tutte le spese inerenti all'associazione stessa. Il mio obiettivo è quello di arrivare almeno a 500 soci all'interno del mio mandato e di coinvolgere almeno un socio per ogni paese, in modo da rappresentare tutto il territorio in maniera omogenea. Sono certa che grazie alle capacità professionali e alle passioni di tutti i soci riusciremo a creare delle sinergie e delle collaborazioni efficaci per l'associazione.